Allora, buongiorno. Oggi siamo venuti all'Alpe Ventina, che è questa. Penso si veda abbastanza. Tra l'altro io ho questa bellissima corona di cui mi è stato fatto dono e ne sono stato nominato imperatore della Valmalenco. Abbiamo parcheggiato a Chiareggio. E da Chiareggio appunto siamo venuti su e da Chiareggio a qui è circa un'oretta di passeggiata, abbastanza tranquilla. E tra l'altro ci sono due rifugi, uno che è il rifugio, se non sbaglio, Ventina, che è questo qua, e l'altro è il rifugio Gerli e Porro, che è quello prima. Qui tra l'altro c'è questo fiumetto carino, dove in un periodo un po' più caldo sarebbe carino farsi, non dico il bagno, però darsi una sciacquata. Poi penso ci siano anche dei bei punti dove arrampicare qua, perché ho visto tanta gente con le corde d'arrampicata, un po' di attrezzatura d'arrampicata, quindi penso abbiano arrampicato da qualche parte. E niente, non c'è molto da aggiungere. Oggi abbiamo fatto sta passeggiata. Adesso sul tornare a Chiareggio ci fermiamo a vedere le marmotte, sperando di vederle. E poi torniamo presto perché alle 6 gioca il Milan e quindi io sono impegnato. Super super fredda, ma anche perché adesso cioè ci ho messo solamente la mano e poi adesso c'è fuori un po' di sole. Presumo che in situazioni differenti risulti molto ma molto più fredda. Eccoci arrivati, sto passando adesso il ponticello di Chiareggio, molto carino. Ecco, quindi passeggiata completata e è stato sicuramente un bel giro. Guardo intorno perché sto cercando di capire dove sono finite mia sorella e Ashley, però adesso lo scoprirò. Niente, passeggiata bella, tra l'altro abbiamo beccato la giornata penso più bella di questi 8 giorni qua. Sì, credo siano stati 8. E quindi niente, ci sta. È stato bello. Pensavo di beccare molta più gente in giro, appunto per la giornata bella. Invece sì, ce n'era tanta, ma non tantissima, quindi ci stava comunque. Non c'era il pienone. Così? Oddio. Ecco, io l'ho presa larghissima, no? Sì, sei andato un po' stretto sull'ultima, che però alla fine ci stava.
Questa è la tua manicima. Ah. Devo dire che Cioè, ma per essere il primo pezzettino. comunque c'è dalla perché infatti anche le altre volte che cioè le altre volte i giorni scorsi, cioè quando uno esce dalla curva Sì. dovrebbe arrivare cioè non sulla fine della curva. Ok. Teoricamente no, perché io se vado, appunto vado, ti dicevo prima, dopo queste sono parecchio strette, no? Sì. Quindi, cioè, diciamo che rimani, sì, un po' incastrato ad arrivare sull'uscita della curva così. Adesso poi vediamo magari queste cose un po' più larghe. Comunque vado ad anticipare sempre la curva per poi in uscita essere il più dritto possibile e Ok. avere un po' più Cioè, di quindi velocità. anticipare nel senso che bisogna allargare Sì, prima. sì, Ok. sì, sì. Io più allargo all'inizio e poi vado a stringere, no? Ok. In questo caso qua abbiamo gli appoggi, quindi praticamente io comunque anticipo e seguo la sponda, no? Sempre con i piedi pari vado ad appoggiarmi per avere il grip, per poi essere più veloce. Sì, sì, Poi sì, sì. per adesso andiamo piano, quindi Sì. non, però se Ok. caso quando abbiamo l'appoggio lì lo vado a sfruttare per avere il più grip possibile. Ok. Però vado sempre a anticipare nelle curve magari un po' più normali senza appoggio, anticipo sempre per poi stringere e arrivare in uscita curva bello dritto sulla bici, no? Adesso poi le vediamo pian piano queste qua e Ok. Va bene. magari questo adesso ce lo facciamo, tanto visto che più o meno questo pezzo si allarga un po'. Lo Ok. facciamo con, lo fai con me Ma qui va giù davanti? lì a sinistra o va... O va... Ah, va lì a Sì, sinistra, ok. Non va. capivo dove finire dal sentiero, ok. Sì. Adesso Va lo bene. facciamo con me davanti, così almeno magari vedi un pochino, sempre piedi pari in piedi, pian piano Va ce lo bene, va guardiamo. bene. Oh, poi l'altra roba che volevo dirti, che se no mi dimentico, che onestamente mi sento un po' un coglione, però è capitato. Quando facevo lo zio Fester, Ah, beh. sono andato a sbattere contro il... Non il paletto, ma il coso attaccato al paletto. Ah, vedi. E si è spezzato, è quello il problema. Ah, ecco. No! Non ci credo. Ecco, passiamo poi giù, lo cambiamo. No, mi spiace. No, vabbè, Ma vado. poi è stata una scena, cioè non mi sono neanche reso conto di Sì, cosa è ma sai che in successo, però realtà. vabbè. Per niente male. Ci sta. Ho dato quelle due o tre cosine lì che ti ho dato e le hai messe subito in campo. Ci sta. Perfetto. Sì, la cosa che ho notato è che appunto, essendo andato qualche volta con la mia bici un Sì. po' della minchia, cioè appena prendi una bici così ti senti molto più sicuro e Beh, vai, cavolo. ecco. Poi le bike, il bello è un po' anche delle bike. Eh sì, il peso. Quando poi è anche eccessivo non ti aiuta perché fai una fatica e poi anche girarla Sì, così. sì, sì. Però in certe situazioni, tipo magari un po' più tecniche, ripide o scassate tipo queste, avendo il peso ci aumenta la stabilità, no? Perché comunque è più a terra, no? Quindi ti aiuta in certe situazioni comunque avere anche quel po' di peso in più. Magari una bici più Sì. leggera sarebbe più instabile, più Sì. nervosa, invece questa è più. Inizio il sentiero, Ok. qua c'è giù il sentiero Bioline, che è quello un po' più facile, Ok. e poi vediamo che ora arriviamo giù e magari ci torniamo su. O Ci volevi magari sta? prima scendere, volevi andare al lago? Magari ti Ma c'è poteva qualche interessare. sentiero per fare un giro così? C'è un sentiero che scende al lago, poi c'è tutto il giro del lago che è bellino, tutto pianeggiante, non è niente Sì. di tecnico, però è bello. E Ok. poi ci si risale su da un altro sentiero e si ritorna qua. Ok. Se ti può interessare, secondo me ci sta. Ma... Però guarda. Cioè io farei più discesa.
Se vuoi far più discesa, andiamo a fare quello. Torniamo su. Tanto penso che ore sono? Come facciamo anche in diretta? 11:03. 11:03. Tra una cosa e l'altra, secondo me scendere scenderà un po'. Guarda te, come preferisci. Ma io farei più discesa. Qua c'è la discesa, andiamo giù. Sì. Direct. In curva frenando poco e poi uscendo più veloce. Sì. Ah, ma quindi non c'è neanche bisogno di star troppo indietro. Non esageratamente. Ok. Un po' tutto anche. Guarda che figa. Porca troia, frenato troppo, mi sa. Secondo me, sai cosa? Sei arrivato velocissimo, Sì. molto più veloce di quanto Ok. servisse, e dopo hai inchiodato tutto qua, no? Sì. Praticamente sei arrivato qua, hai detto Ma cacchio, perché devo sai cosa? frenare. Pensavo che fosse, cioè, me la immaginavo più dritta. Ah! Invece sono arrivato qua, devi andare un po' a destra. Ho Sì, frenato eh sì. Sì, e ok. perché la linea più corretta sarebbe sul sasso, però è una linea da fare un po' sprint, quindi Ok. quella diciamo è un po' più la linea facile. Ok. Va bene, dai, la riprovo. Quindi devo arrivare più piano e più Sì, sulla destra. sì, sì. Arrivo. Allora. Ok. Non riesco tanto qua. Ah, ok. Sì, lì l'ho sentita che. Scivolato un po' dietro Sì. perché sei arrivato in quel punto che praticamente hai cercato di rallentare un po' di più, Sì. però ovviamente il ripido non te lo Ma perché consente. poi ho avuto un attimo di dubbio Sì, che che non sapevo avete se andare nel canale, a quel punto andare nel canale, che infatti a girare un attimo c'ho. Sì. Però vedi, quando poi hai lasciato un po' andare i freni, che sei tornato sulla linea giusta, Sì. era perfetta. Giro finito, molto bello. Adesso Luca mi sta scaricando ai barchi e quindi ringrazio lui, ringrazio i ragazzi del Bike Bernina che i sentieri sono tenuti molto bene, sono molto belli e basta. Io ho tolto il casco, lui ha deciso di tenerlo per non far vedere i capelli e basta, questo è quanto. Quindi filmiamo il momento di manovra, mi Ah, ho sembra filmato. interessante. Vai, dimmi te quando scendere. Vai, tranquillo. Qua, beh, se vuoi, quando Top, scendo allora. Allora, grazie, alla prossima. vuoi. Alla grande, ci vediamo prossimamente. Yes.